riepilogo per la splendida settimana della 12ª edizione del Memorial Giovanni Albino Boscato a Pianura. Il titolo torna ad aggiudicarselo un argentino, l'alfiere della squadra di A2 del tennis club Vomero, Patricio Heras. Eccolo il match point. Era di questo ragazzo, classe 89, attualmente numero 396 delle classifiche ATP, la prima testa di serie nel seeding del torneo, diretto con mirabile precisione dal giudice arbitro Alessandro Sbordone. Ad impedire che la finale diventasse una questione tra i ragazzi del Vomero ci ha pensato Giacomo Pirozzi, 2-5, finalista al Boscato già lo scorso anno, quando a superarlo in un intensissimo tie-break del terzo set era stato Enrico Fioravante. Pirozzi aveva superato 6-3, 7-6, il sempre temibile 2-4 Caparco in semifinale, prima ancora, nei quarti, l'altro 2-4 Gianmarco Cacace. Eccolo il resoconto della semi con le parole di Caparco e Pirozzi. Oggi è stata una partita molto combattuta e diciamo che Caparco è un giocatore che corre tanto e quindi mi dava tanto fastidio. E per fortuna sono riuscito a chiudere nel tie break del secondo e per fortuna in due set, perché se si arrivava al terzo penso che era molto dura per me. Però intanto stiamo migliorando sempre di più e mi gioco di nuovo questa finale, che sono molto contento qui a casa. Ho trovato un avversario molto duro come Giacomo, ho giocato io un buon tennis. Giacomo sta tornando ad alti livelli, bravo lui, in bocca al lupo per il torneo a Giacomo. Non ho giocato benissimo al 100%, ma Giacomo, come ripeto, ha fatto una grande partita, ha tenuto sempre alto il suo livello di tennis. Heras era invece arrivato al lato conclusivo battendo nella parte alta del tabellone il 2-5 Pasquale De Giorgio. Paco, che lavora alacremente all'Accademia Tennis di Agnano, ha mostrato solito talento e buona personalità. Fa piacere che comunque ho giocato un primo set di qualità contro un avversario molto forte, avendo anche classifica ATP. Mi sono divertito molto giocando contro di lui. Mi fa piacere che anche solo per un set me la sono giocata, diciamo, ad armi pari. Io lavoro in accademia tutto il giorno, dalla mattina alla sera, mi alleno con il maestro Alberto Sbrescia e sto intensificando, diciamo, gli allenamenti per poter arrivare appunto a giocarmi la partita con avversari tipo del livello di Patricio. In finale Pirozzi ha provato a riaccendere la fiammella della speranza nel secondo set, dopo aver perso velocemente il primo per 6-2. Con Heras al servizio si è trovato avanti 4-3, 40-0, senza riuscire tuttavia a chiudere, soprattutto per merito dell'avversario. L'argentino è reduce dalla finale persa con Fago sui campi del CUS Napoli, ma la sua attività internazionale, il best ranking alla posizione numero 269 nel 2013, ha ricevuto un nuovo slancio a marzo con la vittoria di un 10.000 negli States. Dinamismo, bassa percentuale di errori e un gran dritto sono alcune delle qualità che nel rush finale del match gli hanno consentito di chiudere per 6-4. Il grosso applauso va di diritto a Massimo Boscato. L'impegno e la dedizione di una vita dedicata al tennis. Il livello e il successo del Memorial che organizza resta altissimo, anche quando il Montepremi non offre cifre considerevoli. Dimostrazione di stima e considerazione che i nostri atleti della racchetta continuano a riconoscergli.